bene, che hanno preparato molto bene di testa, che hanno giocato veramente con una motivazione e con una concentrazione che è stata sia della partita ma è stata anche di tutta la settimana, quindi io penso che sia una vittoria che i ragazzi hanno costruito la settimana precedente e i mesi precedenti. Poi chiaramente c'è stata una buona prestazione individuale di tutti, di Bobby in attacco sicuramente, ma la concentrazione e l'attenzione di chi è entrato in campo tutti è stata di alto livello, e questa è una cosa che si allena e che loro hanno allenato. Semplicemente penso che il loro lavoro poi sfoci in buone prestazioni, a volte non è immediato. Spesso ci vuole del tempo, però al di là della è stata la quinta, che è stata sicuramente una bella partita, penso che sia una prestazione che è stata costruita come anche le precedenti, con mesi di lavoro. È una squadra che ha grande talento, soprattutto offensivo, come ogni domenica è tosta e su una squadra difficile, perché hanno veramente giocatori con grande talento realizzativo, con grande anche capacità di gioco che si cercano, quindi sicuramente una squadra molto difficile, come ogni settimana serve a massima attenzione, massima intensità per tutti i 40 minuti. Giocano in velocità, giocano con molti uno contro uno, con gente che sa giocare. Un motore sa trovare canestri anche difficili, anche loro cercano di prendere tiri nei primi secondi, e per noi è una partita in cui la concentrazione e l'attenzione diventa veramente fondamentale. Abbiamo iniziato subito forte, come Davide diceva anche questa settimana, e penso che abbiamo preparato al meglio la partita e alla fine si è visto comunque. Eravamo pronti sia in difesa che in attacco contro le loro possibili forze, considerando che Ravenna comunque è una squadra con molta esperienza e molto talento, perché Giacchetti, Raschi, Chiumenti sono giocatori molto esperti. Siamo stati bravi subito ad alzare i ritmi, poi è vero pure che abbiamo avuto buone percentuali sia da 3 che da 2, quindi ci ha aiutato molto, però siamo stati sempre sul pezzo e, come hai detto tu, abbiamo sempre reagito a loro bene, siamo rimasti sempre alla fine sopra. Abbiamo condotto la partita, penso, dal primo minuto fino all'ultimo. Sì, Orzinuovi sicuramente deve ancora trovare una sua quadratura, perché comunque ha giocatori esperti che conoscono bene il campionato, sicuramente verranno a Mantova con la faccia tosta, anche perché in settimana è stato messo anche in discussione l'allenatore, quindi veramente non hanno niente da perdere, verranno affamati per conquistare 2 punti. Noi dobbiamo continuare su quanto di buono abbiamo fatto in queste ultime partite, pensare di comunque giocarcele tutte domenica per domenica, anche ogni partita in questo campionato, come si è visto, è difficile, che sia la prima, che sia metà mensile, che sia l'ultima. Tutte le partite vanno giocate. Sicuramente quest'anno ho più minutaggio, tra virgolette, anche in allenamento, che rispetto all'anno scorso riesco comunque a allenarmi di più, perciò sto aggravando sempre di più la marcia in questa squadra. E quindi insomma direi abbastanza bene rispetto all'anno scorso, comunque sto migliorando. E comunque vabbè, su Stiente sto andando bene, sto avendo il mio minutaggio e comunque cerco di farmi trovare sempre pronto anche con gli Stings, e spero comunque un giorno di avere l'opportunità di dare il mio anche con gli Stings. Dovrò migliorare soprattutto anche a livello più difensivo, perché non avendo una stanza così grossa rispetto ai miei compagni devo comunque farmi le ossa confronto a quelli del mio ruolo, e perciò devo potenziarmi soprattutto su questo aspetto. Ora sicuramente è molto positivo, perché dopo 5 vittorie di fila
può che essere contenti, ma comunque bisogna mantenere la testa bassa perché aspettano tante altre battaglie, come sempre faccio per Val Pronti, e questo insomma è solo un punto di inizio perché bisogna continuare così e continuare a dare il massimo.